Velocemente, allora, io modererò questo tavolo sulla città, barriere e libertà di movimento. Gli interventi presenteranno le loro esperienze fondamentalmente, che saranno molto diverse tra loro, molto diversificate. E abbiamo Cali, che abbiamo visto prima, di Cooperation Jazz, Mississippi, Funky Tomato, la collezione San Papier con la carra, e Action Antifasciste del Ballet di Parigi. Tra gli interventi programmati avremo la Lex Camaguiccio di Caserta. Scusate, ho fatto commesso un errore. Invece di Ali ci sarà Silvia che ci porterà un contributo dal Kurdistan. E passo la parola a Ermanna che ci fa una breve introduzione e poi passiamo subito alla discussione. Vabbè, salve a tutte e tutti. La premessa è che non è mai facile, diciamo, introdurre una tematica come questa, vista la complessità, no, del tema e anche, diciamo, il poco tempo, no, a disposizione. Mentre preparavo l'intervento, diciamo, era impossibile non pensare alle immagini più recenti che immagino siano impresse un po' nella memoria di tanti, che sono tanto quelle dei 26 corpi delle donne arrivate ormai cadaveri sulle coste di Salerno, quanto l'ennesimo servizio della CNN che testimonia quanto accade all'interno delle carceri libiche. Ebbene, è proprio questo probabilmente il dato, diciamo, lo spunto da cui vorrei partire, cioè questa spettacolarizzazione della tragedia. È in qualche modo l'ennesimo, no, paradigma neocoloniale che vorrebbe in qualche modo abituarci, no, a queste immagini, descrivendole quasi come disgrazie. Se però andiamo a prendere un banalissimo vocabolario e cercare la parola disgrazia, altro non è che qualcosa che è frutto della sventura, della mala sorte. E questo è il punto da cui ci preme partire adesso. La morte di migliaia di uomini e donne non è e non può essere una disgrazia, non è frutto del caso. È invece il risultato di precise scelte politiche ed economiche. Sono le stesse scelte politiche che in questi anni, diciamo, hanno contribuito alla genesi dei flussi migratori. Sono quelle politiche, guerrafondaie che, destabilizzando intere aree geografiche e saccheggiando le risorse, hanno costretto alla fuga centinaia di migliaia di uomini e donne. E dallo stesso lato, però, sono le stesse politiche che stanno impoverendo anche le popolazioni di Europa e d'Italia, con tagli allo Stato sociale, con un susseguirsi di riforme antipopolari, facendo tra l'altro passare i migranti e i profughi come, no, i responsabili di queste disuguaglianze sociali. Come se tutto ciò non bastasse, oggi l'Unione Europea è impegnatissima nel varare i provvedimenti che ostacolano la libertà di circolazione di queste persone. Ci basti pensare, no, gli accordi varati negli ultimi anni, tra il 2015 e il 2016, no, con i paesi terzi come il Niger, la Nigeria, la Turchia o, nel caso dell'Italia, con la Libia, che si traducono poi nell'esternalizzazione delle frontiere, cioè spostiamo i confini per rendere ancora più inaccessibile la cosiddetta fortezza Europa. I governi degli Stati membri dell'Unione Europea in questo gioco non sono semplicemente, no, conniventi, ma anzi stanno giocando sulla pelle dei migranti una grossa partita, no, votata al consenso, proprio a partire da campagne effettivamente xenofobe. È palese, diciamo, lo spostamento a destra a cui stiamo assistendo non solo in Italia ma un po' in tutta Europa. Ed è questo proprio il caso dell'Italia, che da un lato ha
ha contribuito a fare della Libia una vera e propria prigione a cielo aperto. Dall'altro, con l'attuale legge Minniti, ha privato di un grado d'appello tutti i richiedenti asilo, in barba al tanto decantato articolo 3 della Costituzione, che almeno formalmente ci vedrebbe uguali di fronte alla legge. Tutti questi provvedimenti, no, che sono poi improntati su questa presunta sicurezza o sul decoro, si innestano perfettamente e trovano comunque terreno fertile su un immaginario costruito ad hoc dai media nostrani, che è tutto basato sulla retorica dell'emergenza. Un'emergenza che consente al Minniti di turno di criminalizzare i poveri e non più la povertà, e che vede l'attuarsi di dispositivi di controllo sui nostri corpi. Questo di cui stiamo parlando oggi, poi, dovremmo non commettere l'errore di guardarlo come qualcosa di estremamente lontano, no, dalla nostra pratica quotidiana, perché quanto sta avvenendo ha poi una ricaduta effettivamente tangibile sul piano locale. Quando noi diciamo, no, che oggi probabilmente il capitale tenta di ristrutturarsi anche a partire dalle esternalizzazioni, ecco, la gestione per esempio dell'accoglienza risponde precisamente a questa esigenza qua. Cioè, oggi dire che l'accoglienza è diventato un vero e proprio nuovo mercato non è semplice retorica, ma qualcosa che soprattutto nel nostro territorio possiamo toccare con mano. Cioè, ci basti pensare che sul territorio campano circa il 70% dell'accoglienza è gestita da privati. In questo senso le nostre istituzioni, tra cui evidentemente la prefettura, sono perfettamente conniventi e consapevoli di quello che sta accadendo sul nostro territorio, anzi garantiscono ai privati la possibilità di fare grossi profitti attraverso i centri di accoglienza straordinaria, ovviamente con i nostri soldi, ovviamente sulla pelle dei migranti. Inutile ribadire che soprattutto per il territorio campano molto spesso chi gestisce l'accoglienza chiaramente proviene dalle file della criminalità organizzata, e che anche la dislocazione, no, dei centri di accoglienza parla chiaro. La stragrande maggioranza dei CAS in Campania si trovano o nella zona di Garibaldi, per chi non la conoscesse, quella vicino alla stazione, quindi un vero e proprio ghetto, oppure, guarda caso, nei paesi del Vesuviano, nei paesi in cui insomma c'è una forte manodopera a basso costo nei campi agricoli. Quindi, se da un lato evidentemente dobbiamo un po' smontare, no, la retorica dell'emergenza, che poi è il discorso che rende possibili, no, questa gestione dell'accoglienza, allo stesso tempo però dobbiamo farci un ragionamento sull'urgenza storica di quello che ci troviamo, della barbarie che ci troviamo di fronte. È evidente che dobbiamo trovare delle prassi che riescano innanzitutto a essere di massa, quindi coinvolgere non solo, passatemi il termine, gli addetti ai lavori, ma che siano veramente praticabili a tutte le persone a cui intendiamo rivolgerci, che siano efficaci, quindi siano foriere di vittoria, e che siano poi esperienze riproducibili, che partano dal basso e che vadano a monitorare, a denunciare quanto sta avvenendo. Concludo, diciamo, poi con l'interrogativo con cui ci siamo, insomma, con cui vorremmo poi aprire effettivamente il dibattito e su cui ci servirebbero i contributi di tutti, cioè interrogarci innanzitutto su come intrecciare, no, le diverse lotte dentro le città, perché le nostre città molto spesso sono effettivamente piene di percorsi e divertenze che a volte fanno semplicemente fatica a incrociarsi. E come sia possibile poi ribaltare i dispositivi sul diritto dell'accoglienza, della cittadinanza, in un discorso basato sull'uguaglianza, sulla distribuzione della ricchezza ed evidentemente sul rispetto delle identità. Grazie. Invito adesso a parlare a Abubakar. Ricordo che
riusciamo quindi a contenerci questi tempi sarebbe buono. Grazie. Intanto io vi ringrazio. Cerco di riallacciarmi subito alle conclusioni di Herman, cioè in che modo riuscire a cioè a creare una sorta di connessione o comunque di convergenze rispetto alle varie battaglie che facciamo. Penso che questo sia uno dei temi centrali su cui dobbiamo riflettere tutti insieme. Però per rispondere vorrei un attimino prendere come punto di riferimento, perché mentre parlava Herman mi è venuto in mente, prendere come punto di riferimento cosa succede il 1° dicembre del 1955, quando su un mezzo di trasporto pubblico una donna, su invito dell'autista, a lasciare il suo posto a un bianco, rispose: oggi no. Era Rosa Parks. Disse: oggi no. Nel raccontare questo episodio c'è tutta una letteratura. Viene detto perché era stanca, era una sarta e tutto il resto. No, lei ha detto: quel giorno ho deciso di disobbedire. Di fronte a una legge che c'era. Però Rosa Parks, il suo no non era un no così spontaneo, era un no che era frutto di un processo di presa di coscienza, era un no che era frutto di un processo che andava a definire non la negazione di quella soggettività che veniva ghettizzata attorno alle leggi di segregazione razziale, ma che andava sì ad individuare l'esistenza di quella segregazione e costruire attorno a questa forma di segregazione un processo di liberazione, di rottura, quindi di messa in discussione dello stato presente delle cose, che vedeva all'interno di norme illegali, però utilizzati a suo tempo come cose legittime. Allora, per dire questo, se noi dobbiamo riuscire a creare una sinergia, un intreccio tra le lotte per i diritti dei migranti, dei profughi, chiamiamola così, ieri avete fatto una manifestazione molto importante a Napoli, avete citato il tema degli esclusi, mettiamola così, ma gli esclusi, se devono uscire dalla loro condizione di marginalizzazione, di esclusione e liberarsi da questa gabbia che si è creata attorno alla loro vita materiale, esistenziale, c'è bisogno un attimino di prendere atto della propria condizione, non in quanto migranti, non in quanto profughi. Perché sul tema migranti, sul tema dei profughi, si è creato, ho pochi minuti, però cito due esempi soltanto. Abbiamo una gabbia linguistica, lessicale. Dire flussi migratori, emergenza profughi o rifugiati, migranti economici, sono termini che entrando nella nostra testa è come una sorta di elettroshock, di bombardamento. Fanò utilizza l'immagine della violenza come elemento di liberazione, non in quanto l'indipendenza, ma della violenza come elemento da un approccio psichiatra, quanto la colonizzazione sia stata una violenza, oltre che fisica, ma una violenza psicologica, di cui l'unica forma di liberazione è quella di prendere il posto di chi ha colonizzato. Cioè lui diceva, in quel periodo, in quei momenti, si è ricchi perché bianchi, si è bianchi perché ricchi. Ma se noi guardiamo attorno a noi,
la condizione materiale che si è creata, è chiaro che non si è più ricchi perché bianchi, si è poveri perché esclusi, si è sfruttati perché sfruttati, indipendentemente dal colore della pelle. Quindi, tornando a Rosa Parks, hanno innescato un processo, però questo processo non era quello di andare a autoghettizzarsi come comunità afro, ma era quello di liberare quella comunità ghettizzata, anche sul piano lessicale, linguistico, dentro quello che accadeva in quegli anni, come primo esempio. Il secondo esempio è la ghettizzazione legislativa. Cito due o tre esempi. Andiamo al regolamento Dublino. Da una parte abbiamo Schengen, che garantisce una certa libertà di circolazione a determinati soggetti. E poi abbiamo la gabbia del regolamento Dublino. Secondo esempio è la direttiva europea 33 del 2013 sull'accoglienza dei profughi all'interno dell'area dell'Unione Europea, che è un'altra forma di ghettizzazione legislativa. Questi due esempi sul piano europeo. Sul piano italiano abbiamo la norma chiamata Bossi-Fini, che porta i nomi di questi due signori. L'ultima è la Minniti Orlando. Se noi guardiamo queste forme, mi limito soltanto a queste due forme di ghettizzazione, quella lessicale, quindi linguistica, e la ghettizzazione legislativa, oltre a questo abbiamo la ghettizzazione sociale, che a sua volta è andata ampliandosi, creando una, quello che possiamo chiamare in qualche modo, ecco, il mondo sociale di quelli che devono nascere dannati, vivere da dannati e morire da dannati. Si è poveri perché migranti, si è poveri perché neri, non si è poveri semplicemente perché è frutto di un processo di disuguaglianze e di norme che hanno creato disuguaglianze. Quindi trasformare questi tre passaggi rompendoli vuol dire che bisogna creare un processo come quello che ha portato Rosa Parks a fermarsi. Ho concluso il mio intervento dicendo questo. Noi cosa possiamo fare? Quello che dobbiamo fare, non dobbiamo creare processi che vanno soltanto a dare una liberazione ai migranti. Dobbiamo partire da questo contesto di crisi dicendo che le lotte che portano alla liberazione dei migranti nel contesto delle politiche di austerity, delle privazioni delle libertà generali, non possono non viaggiare con i temi della giustizia sociale. Questi due temi non possono che non viaggiare insieme. E se convergenza deve essere, e convergenza ci deve essere, non possiamo che non partire da questi. Perché gli esclusi spesso vedono i migranti come nemici, vedono i profughi come nemici, e quegli esclusi bisogna andarli a spiegare sul piano della materialità, quindi trasformando la soggettività singolare, collettiva, in una soggettività generale, perché quello che ci unisce sono i bisogni comuni, indipendentemente dalle provenienze geografiche. Un'altra discussione, alcune cose. Invito ora Silvia che ci parla delle sue esperienze, in Kurdistan. Prego. Grazie. Ciao a tutte e a tutti. Io credo che più che altro vi do alcuni spunti qua e là, forse che sembrano anche slegati tra loro, ma parlando di genere, migrazioni e guerre, ci sono alcune cose che mi sono venute in mente. La prima, appunto, ve l'accennavo anche ieri sera, la questione di Sykes-Picot e della creazione degli stati-nazioni. Parliamo appunto di questa zona del Kurdistan, quindi sostanzialmente questa zona compresa fra Turchia, Siria, Iran e Iraq, in cui sono presenti diverse popolazioni con diverse culture, etnie, lingue, diversi modi, religioni anche, modi di stare insieme e via dicendo. In seguito all'accordo appunto coloniale fatto in Europa, tra l'altro la leggenda dice che la matita fosse troppo grossa per riuscire a segnare i confini bene, appunto accordo segreto che era fra Inghilterra, Francia e Russia, per cui poi la Russia ha rivelato l'esistenza,
questi si sono fondamentalmente costruiti questi confini di Stato e lì erano presenti popolazioni di diverso tipo. C'era un'amica mia che mi raccontava, lei siriaca, quindi di religione cristiana, che era, la sua famiglia era proveniente dalla Turchia e che quando hanno cominciato ad attaccarli perché erano cristiani e quindi non erano turchi, questa questione dello Stato-nazione e quindi lo Stato che si identifica con una nazione e che non fa parte di quella nazione, quindi di quel gruppo linguistico, etnico, culturale, non ha diritto di essere parte di quello Stato, che è la stessa cosa che abbiamo qui, cioè non è che è tanto diverso. Vi faccio un esempio dall'altra parte del mondo, ma perché, cioè, neanche tanto distante. Perché il meccanismo è lo stesso. Dicevo, quando la mia famiglia appunto è stata perseguitata in Turchia, siamo venuti qua in Siria. Ora la Siria, voi sapete, che si chiamava Repubblica Araba di Siria. E quindi anche lì, o che diventi arabo, o che non ci stai. E quindi dicevano, abbiamo dimenticato la nostra lingua, abbiamo dimenticato la nostra identità e siamo diventati arabi. In famiglia parlavamo arabo, pur avendo ancora questa religione cristiana che ci portavamo dietro, ma avevamo perso molto della nostra cultura siriaca. E quindi questo appunto per dire la costruzione degli stati-nazione, la costruzione moderna che fa sì che dobbiamo essere divise l'uno dall'altro. Un altro input che appunto volevo dare riguardo la guerra e le migrazioni. Io ricordi appunto, come vi dicevo ieri sera, la costruzione in Rojava è fatta sulla base delle comine e quindi delle comunità locali, consigli di vicinato che si organizzano su come gestirsi il vicinato, su come gestirsi le cose. E può sembrare, visto da fuori, che queste organizzazioni di vicinato siano una slegata dall'altra, mentre invece mi è capitato proprio di vedere, a un certo punto la guerra si era inasprita, c'era un grosso gruppo di migranti che erano arrivati appunto in Rojava, perché Rojava era una situazione tranquilla, e di vedere proprio come le comine stesse, nel momento in cui si crea società, si crea legame all'interno della gente, riuscissero a gestire l'arrivo di queste persone, a chiedere appunto aiuto al vicinato, perché il vicinato era compatto, e per esempio li mettevano all'interno delle scuole. All'interno delle scuole era possibile riuscire a dare una prima accoglienza a queste famiglie che poi si sarebbero mosse in altro modo e in altre direzioni. Un altro input appunto che vorrei dare riguarda appunto la guerra e la difesa. Sappiamo, credo tutte e tutti, che il primo posto dove si effettua la guerra spesso è proprio il corpo delle donne, nel senso che quando si va ad occupare una città la prima cosa che si fa è violentare le donne, così danno alla luce i figli di quelli che sono gli occupanti. E quindi in questa situazione qui, cioè non solo in questo senso ma in tanti altri sensi, in questa situazione qui è necessario che siano le donne a difendersi. E quello che è stato bellissimo per me anche vedere in Rojava è proprio questa cosa, che le donne si organizzavano e si difendevano contro questa violenza della guerra, che è una violenza maschile in questo senso, no? Ed era bello vedere, io ho avuto la fortuna di stare 4 mesi con le YPG, che sono le unità di difesa delle donne in Rojava, ed era bello vedere come questa lotta non fosse una lotta esclusivamente contro il nemico che c'è di fronte a cui devi sparare, ma era una lotta appunto contro se stesse, contro l'influenza del capitalismo, del patriarcato che aveva in se stesse, e soprattutto per creare quest'unità delle donne, quest'unità sociale che era quello che poi ti difendeva, perché la ragione per cui capitalismo eccetera e riesce ad attaccarci è che siamo l'una all'altra separati. La ragione per cui non riusciamo ad accogliere è perché non abbiamo la società della comina insieme, non so come spiegarlo, capite cosa intendo? E quindi la cosa che era bella, per esempio, vedere al fronte è che queste ragazze imparavamo ad essere l'una dell'altra responsabili. L'esempio stupido: quando una fa la guardia la notte, sa che deve fare la guardia bene perché ci sono le sue compagne che dormono, e sa che se per caso si addormenta o non guarda bene se arriva il nemico o no, poi quella che ci rimette non è solo lei ma le sue compagne che muoiono, e tu sai che la notte puoi dormire perché c'è qualcuno che fa la guardia con te. E quindi in questo senso appunto, come difesa femminile rispetto a una guerra, è stata veramente un'esperienza forte. L'altro input che vi do è una campagna, appunto sempre Rojava. Scusa, hai ragione. Io ho sempre questo vizio che parlo troppo veloce. Una campagna in Rojava che si chiama As Nachim, Io non me ne vado. Ed era una campagna fatta appunto dalla popolazione lì, soprattutto da chi era più responsabile all'interno delle comine e via dicendo, perché c'era ancora, e vista proprio dal lato opposto rispetto a quelli che arrivano qui,
C'è moltissimo questo, ancora in chi non è politicizzato, in chi così, questo mito dell'Occidente. Ma voi in Occidente potete fare tutto, voi in Occidente ci avete i soldi, guardano la televisione e vedono quanto bella è la vita da voi in Occidente, no? E quindi c'era questa campagna che si chiamava Snatchim, io non me ne vado, che era fatta appunto da chi era più politicamente attivo, che diceva io non me ne vado perché questa è la mia terra, io non me ne vado perché per difendere questa terra c'è stato il sangue dei martiri, io non me ne vado perché in questa terra stiamo costruendo qualche cosa di importante, io non me ne vado perché io sono io e voglio mantenere una mia in qualche modo identità storica, culturale, linguistica, non voglio diventare quello che il sistema vorrebbe che io diventassi assimilato, se capite cosa intendo, nel senso che la mia lingua in qualche modo rappresenta il mio modo di pensare. E se io imparo la lingua dell'occupante, se io imparo la lingua di un'altra cosa, va bene impararla, però se ai miei figli insegno una lingua diversa, in qualche modo questi perdono la loro identità. E secondo me questa cosa del snatching, del io non me ne vado, a me ricorda molto perlomeno la Sardegna, ma io credo che qua in Italia ci sia una cosa molto simile, cioè questa voglia di dire io sono da qui di qui, però sono costretto ad andarmene per ragioni economiche, sono costretto ad andarmene per ragioni di altro tipo. E forse sarebbe bello prendere esempio da questo anche per tornare a un difendere ma in senso buono la propria identità, non in senso escludente, nel senso appunto di riprendere il proprio chi sei. Riguardo a questo appunto molte delle testimonianze in realtà di coloro che sono andati per esempio in Germania dal Rojava, quello sentita dal Rojava, ripeto, quindi sentita dalla Siria, quando gli telefonavano a casa dicevano la cosa peggiore che noi stiamo vivendo qui in Germania è il fatto che non possiamo andare a visitare i nostri vicini. No, loro erano abituati ad avere una società che comunque era molto, molto vicina, molto viva, nel senso che se al pomeriggio non sapevano cosa fare andavano a bere un tè dai vicini, e che questa cosa non fosse possibile o non fosse normale era una cosa che li sconvolgeva tantissimo. E quindi anche questo secondo me rende abbastanza l'idea di cosa significa essere snaturati, poi isolati e separati l'una dalle altre. Sì. Poi spessissimo coloro che cercano di mantenere di più questa lingua, questo ritorno alla terra, ritorno a se stesse, sono le madri, nel senso che in molte occasioni, ma anche, ora io non so bene le esperienze vostre come siano, ma anche di famiglie che si trovano qui, famiglie straniere, le prime che continuano a parlare nella tua lingua, che continuano a conservare la cultura, che continuano a cucinare il cibo come lo si cucinava, sono spesso le madri, e quindi anche in questo senso difesa di nuovo della propria identità, ma in senso buono, in senso includente, perché se la mia identità deve essere mia e qualunque cosa diversa non la voglio vicino, è sbagliato, però io devo sapere chi sono per poter accogliere qualcosa che in maniera che ci completiamo e in maniera che ci aiutiamo a vicenda. In questo senso c'è, giù fanno spesso un discorso interessante sulle parole, e c'è una parola bellissima che si chiama amarghi. Amarghi è una parola in sumerico che significa sia ritorno alla madre che libertà. E in questo senso questo concetto che la libertà coincida con il ritorno alla madre, quindi con il ritorno all'essere se stessi, è una cosa bellissima secondo me. E quindi sì, no, diciamo che l'input strano che volevo dare è uno, il punto di vista loro, del io non me ne vado, questa è la mia terra e la resto qua a difendere. E l'altro, il fatto che spesso, vista l'immigrazione qua dall'Occidente, proprio mettendola in sintesi, sembra quasi che dobbiamo diventare tutti la stessa cosa. E secondo me invece è bello che rimaniamo tante cose diverse, è bello riconoscere chi siamo e in base a questo sapere chi siamo noi, accogliere ciò che forse è qualcosa di diverso, ma che essendo diverso non è meno bello e non è meno dignitoso. E di nuovo torno all'esperienza di Rojava, che si chiama appunto Confederazione del Nord della Siria, in cui ognuno a scuola studia nella sua lingua materna, che sia arabo, che sia siriaco, che sia curdo, che sia ceceno, ognuno studia nella sua lingua perché ciascuna identità, ciascuna cultura ha diritto di essere valorizzata. Grazie Silvia anche per questa tua quest'altra prospettiva così diversa, molto
bella, molto ricca. Vorrei passare la parola a Franchi Tometo. Ci sono? Sofiane farà un intervento in francese e poi Daniel tradurrà. Bonsoir Napoli. Alors, merci pour l'invitation aujourd'hui. Et une petite dédicace à 081, qui sont des camarades proches de nous. Donc, moi, je vais plutôt parler voilà, de l'état d'urgence, en fait. En 2015, il y a eu bon, les attentats terroristes, vous êtes tous au courant, à Paris, qui ont touché plusieurs lieux, donc voilà, tristement célèbre. Et donc il y a eu cet état d'urgence qui, depuis peu, depuis deux mois, s'en est suivi des lois. Une loi a été votée pour terminer l'état d'urgence. Et donc cette loi, c'était la continuité de l'état d'urgence qui, pendant près de deux ans et demi, il y a eu un plein pouvoir. Autant au niveau de la justice que de la police, qui a pour but, enfin qui a notamment visé la majorité des personnes qui ont été visées ont été les musulmans qui ont le plus subi après ces attentats. Riallacciandoci a quello che si diceva prima, no? In questo contesto dell'Europa fortizza, sicuramente il modello dello stato di urgenza della Francia è un po' il modello più rappresentativo di quello che i governi vogliono attuare nei differenti paesi europei e di quello che praticamente la reazione alle guerre in Nord Africa, in Centro Africa e al flusso migratorio e anche, come si diceva prima, per rapporto al linguaggio, quello che sta facendo la Stato francese in realtà è inculcare una sorta di associazione tra il linguaggio che usa e le dinamiche, i fenomeni che sono quelli migranti, quelli che poi la città vive tutti i giorni. E lo stato di urgenza è stato rinviato più volte e questo ha permesso di prendere più forme, di prendere forme diverse, di evolversi e di fare di esso il vero e proprio stato legale attuale, quindi mettendo ancora più ai confini della società gli ultimi arrivati, ma anche tutte le realtà che si sono da più di 20 anni nelle periferie parigine, di famiglie, di singoli individui che ancora non hanno ottenuto i loro documenti e che quindi nella situazione attuale, soprattutto nell'ottica dell'islamofobia, quindi della caccia alle streghe che abbiamo vissuto in questi ultimi due anni, si cerca di creare veramente un distacco. Anche poi quello che questa islamofobia poi può diventare un discorso classista, un discorso di genere, come si diceva prima anche per rapporto al Kurdistan. In effetti l'obiettivo sia un po' quello di isolare gli individui, ma le comunità stesse, e quello di creare delle balie, delle periferie, isole completamente messe a un po' ai margini, anche sociali, non so, cioè sociali, economici e culturali. Donc voilà, l'état d'urgence, les mois qui ont suivi les attentats, c'était assez difficile pour les musulmans. Voilà, quand je dis musulmans, les catégories en France actuellement les plus opprimées sont les musulmans, les noirs, les roms, voilà, les arabes et les pauvres. Donc voilà, en France, si tu fais partie de ces catégories, tu as plus de sens d'être oppressé, d'être contrôlé par la police, voilà, violenté. Il y a eu notamment une affaire qui, je pense aussi vous avez, en Italie, vous avez dû entendre, c'était Adama, qui a été, il a été tué par la police, c'était l'été dernier, l'été 2016. Donc un simple contrôle de police, donc
en France pour un simple contrôle de papier. Donc Adam est français, voilà, il est né en France, sa famille est d'origine malienne. Et pour un simple contrôle, il a terminé, les policiers l'ont étouffé dans un camion et il est décédé 2 jours plus tard à l'hôpital. Enfin, il y a eu une grande histoire médiatique autour de cette affaire. Pas mal d'artistes, on a eu un réveil un peu de certaines personnalités, notamment dans le rap. Dans le rap, pas mal de rappeurs ont pris position en faveur d'Adama, ont soutenu la famille. Des concerts ont été organisés pour récolter des fonds pour les faits juridiques engagés envers la justice. Parce que bon, c'est un combat. Attaquer la justice et la police en France, enfin, même je pense dans tous les pays, voilà. C'est tuer un policier qui tue impunément, ne sera jamais condamné malheureusement. Voilà. Et donc, pour on va dire 85%, 90% des personnes tuées par la police en France, environ c'est 15 par an, il y a une moyenne de 15 par an tués par la police. Donc 85% sont soit noirs, arabes, roms ou musulmans. Donc voilà. Sì, questo stato di urgenza attuale quindi permette alla giustizia e alla polizia francese di continuare la linea di questi ultimi 30 anni di praticamente la maggior parte delle persone, tutte le subculture che vivono nella città subiscono continuamente dei controlli di perquisizione spesso non giustificati, che praticamente è una cosa totalmente non autorizzata dalla legge, ma nel contesto ancora più oggi di quello dello stato di urgenza. Il governo non ne assume la responsabilità e spesso la maggior parte di questi controlli sono finiti praticamente con delle forti violenze, con la morte di parecchi giovani, di parecchi anche padri di famiglia, madri di famiglia, di parecchie donne che si hanno subito. Cioè, all'anno la media di morti e di violenze poliziesche aumentano sempre di più, soprattutto nei quartieri più sensibili. E come si diceva prima, soprattutto sulle comunità più prese di mira recentemente, e la maggior parte di queste violenze restano ancora oggi impunite. I casi più recenti sono quello di Adama Traoré nella scorsa estate, completamente nel contesto dell'età d'urgence, in una periferia parigina già completamente attaccata dai media e denigrata. E su lui praticamente la cosa più sconvolgente del suo caso è che anche dopo la sua morte la giustizia ha continuato a infrangere senza mai dare dignità alla famiglia, e i suoi fratelli sono stati arrestati più volte ancora oggi. Recentemente un fratello di Adama Traoré è stato arrestato per aver semplicemente cercato di difendere la dignità e di dare giustizia al fratello durante i processi, durante le manifestazioni che hanno seguito la sua morte. E anche il caso di questo di febbraio 2017 di Teo, ragazzo, un giovane che ha subito una violenza, è stato stuprato praticamente dalla polizia francese, che a cui è sopravvissuto e che ha visto praticamente la periferia completamente rivoltata. Questo praticamente crea un distacco anche all'interno della metropoli, che i quartieri più centrali, i quartieri più ricchi, i quartieri puramente francesi diventano in realtà loro isolati. In un mondo irreale, in un mondo non veritiero, che è quello poi mediatico, quello poi dei telegiornali, per praticamente circondati da tutto quello che sono le periferie, circondati da tutte quelle che sono le realtà contraddittorie, completamente complesse, che però sono sotto gli occhi di tutti e creano praticamente delle contraddizioni visibili. Avec cet état d'urgence, on a vraiment vu, même bon, en tant que militant, voilà, l'action antifasciste Paris-Banlieue, Paris c'est une ville, une grande ville, cosmopolite, beaucoup de religions différentes, beaucoup d'origines différentes. Donc comparé aux autres villes françaises, notre groupe est plutôt cosmopolite par rapport à d'autres collectifs français dans d'autres villes françaises. Donc voilà, on se démarque un petit peu
du mouvement un peu dit de gauche français. Et donc on a vu ça, avec cet état d'urgence, on a vu qu'au niveau militant, voilà, quelle que soit la politique mise en place, que ce soit Macron ou que ce soit François Hollande, ou il n'y a plus de limite, on subit une répression de plus en plus difficile. Notamment avec la loi travail, il y a eu des lois spécifiques contre les militants, des lois qui autorisent les policiers, notamment récemment, ils peuvent utiliser leurs armes en dehors de leur service. Donc des nouvelles armes mises en place, chaque avancée en tant que militant, on a de moins en moins de liberté, on peut de plus en plus de contrôle, on a des camarades en prison. La lutte n'est pas facile, mais le but n'est pas de lâcher. On essaye d'être toujours là et de soutenir tout le monde sur tous les plans différents, sur toutes les luttes différentes. Proprio in questo contesto, quindi il nostro approccio come movimento nella città è quello di cercare di creare delle convergenze continue, di dare continuità a delle diverse identità che, come si diceva prima, non sono delle identità precise, ma sono identità delle storie, dei racconti, dei contributi che si possono portare a una città, che si possono portare in un contesto così difficile. E quindi il nostro scopo è quello, appunto, dal momento che si è creato un certo movimento cosmopolita che può rappresentare delle realtà diverse da loro, allo stesso tempo complementari. Abbiamo visto subire su noi stessi, in quanto militanti, delle leggi, delle repressioni che poi sono quelle che poi coincidono con quelle che subiscono i migranti o le periferie francesi. Questo soprattutto nel contesto della data live, che ancora oggi ne vediamo la continuità dopo François Hollande in Macron, che praticamente ha permesso, ha dato sempre più libertà alla polizia, che è quella di usare le loro armi al di fuori delle loro radio di servizio, che è quello di utilizzare nuove forme di repressione sempre più incisivi nella vita delle persone, che siano militanti, come dicevamo prima, parlando dei controlli sui rifugiati. Quindi praticamente una presenza sempre più intensa, anche non solo nei quartieri, ma anche nella vita personale di chi cerca di non adattarsi, di non adeguarsi a questa Europa attuale. Per rapporto all'avanzata dell'FN, in realtà l'FN sul nazionale non è qualcosa che dobbiamo aspettare che verrà al potere per combattere, ma è qualcosa che in realtà già esiste in Hollande, già esiste in Macron, e che riesce a trovare già una forma completamente pura in questo contesto europeo, nel contesto di Tato Jones. Quindi lo scopo in realtà non è quello di evitare che le FN salga, ma quello di togliergli qualsiasi spazio, ed è quello di rendere cosmopolite e appunto convergenti, rendere praticamente ribelli tutti i quartieri della città, non solo quelli lasciati marginali, non solo quelli abbandonati dalle autorità. Merci de nous avoir écoutés. Et pour terminer, il y a une manifestation le 25 novembre de Génération Identitaire, qui est un groupuscule d'extrême droite, fasciste, nazi, et qui organise une manifestation qui s'appelle Defend Europe. Donc, pour le contexte, c'est le bateau l'été dernier qui a voyagé en Méditerranée pour bloquer les bateaux de migrants qui traversaient la Méditerranée. Donc ils font une manifestation, il y aura des gens de partout en Europe. Donc si vous êtes les bienvenus à Paris, si vous voulez venir pour un petit week-end d'action et de tourisme, voilà, vous êtes les bienvenus. Ringraziamo per l'intervento, per averci ascoltato. E per concludere, che tra l'altro rientra completamente quello che abbiamo detto, no? C'è una manifestazione il 25 di questo mese,
che è la manifestazione Defend Europe degli identitari francesi, della generazione identitaire, che praticamente è in linea con quelle che sono stati appunto le navi Defend Europe di Franco Italiano, questa organizzazione Franco Italiano che si è imposta di praticamente di spazzare via dal Mediterraneo dei barconi dei migranti che cercavano appunto le sponde europee. E in questa loro manifestazione vediamo tutte le contraddizioni di questa metropoli europea, vediamo che come loro scenderanno in piazza a certificare la loro identità, ci sarà anche un mare, un'onda proveniente dalle periferie, che è quella migrante, che è quella resistente, che è quella ribelle, che ancora una volta cercherà di spazzarli via anche dai loro stessi quartieri e di dargli meno spazio possibile. Ovviamente siete tutti invitati per partecipare a una manifestazione se vi sarà possibile. Grazie. Scusatemi se vi intervengo, però penso che in occasioni come queste sia anche bene, diciamo, poi trarre un punto, provare a trovare un filo conduttore che ho ritrovato, diciamo, in quegli interventi che solo apparentemente non erano molto differenti tra il contributo di Abubakar, di Silvia, del compagno delle Ballie. A me sembra che però, per quanto effettivamente ci potessero apparire molto diversi per le tematiche che toccavano, in realtà io mi hanno fatto venire in mente una frase di Canetti, che poi ho anche cercato senza trovarla, quindi andrò un po' a memoria, che secondo me ben sintetizza poi in realtà quello che siamo chiamati a fare, no? Quando parliamo di pratiche antirazziste, che diceva più o meno che la molteplicità che non si compone in unità è confusione, e l'unità che non si assoggetta alla molteplicità è tirannide. Questo poi per dire che cosa? Che quando oggi andiamo, diciamo, a parlare di pratiche antirazziste, quando parliamo di identità, dobbiamo da un lato effettivamente provare a creare un fronte che evidentemente già esiste e che semplicemente poi questa società oggi ha contribuito, no, a sfilacciare, no, questo tessuto sociale, e dall'altro lato provare invece a, come diceva pure il compagno, a trovare una convergenza, no, sulle diverse identità, cioè riuscire a tenere dentro quelle alterità senza, diciamo, smussarne le sfumature, ma anzi cercare proprio un punto di convergenza che riesca a tenere insieme quelle istanze che solo apparentemente ci sembrano diverse. No, lo volevo dire giusto perché poi sarebbe anche interessante provare, no, a trovare un filo del discorso in questa sede qua. Chi chiamo a parlare? Canalificio? Sì. Mi ricollego a quello che ha detto Emanna e, passando la parola ai compagni dell'ex Canalificio di Caserta, invito comunque a focalizzare un po' l'attenzione sulle pratiche, sulle esperienze territoriali, prospettive future, progetti, e quindi magari a riprendere anche Abubakar, se vuole raccontarci anche brevemente qualche esperienza. E quindi passo la parola a Virginia. Ciao a tutti. Cerco allora di focalizzarmi un po' più su quest'ultima parte che dicevate, anche perché grosso modo condividiamo un po' tutti gli interventi che sono stati fatti, allora cerco di non ripetermi. Nella provincia di Caserta stiamo sperimentando da un anno e mezzo, insomma un paio d'anni a questa parte, una forma di unità di classe, che è qualcosa di nuovo, anche se a Caserta esiste il movimento dei migranti e rifugiati, che è poi un movimento nazionale, ma le sue radici sono a Caserta ormai da 15 anni. Però è rimasto per una gran parte, diciamo, di questi anni, è rimasto un movimento e una forma di lotta molto legata comunque ai soggetti reali migranti. Poco andava a toccare degli autoctoni, delle problematiche che anche la famiglia nel quartiere popolare sentiva proprie. Da un anno e mezzo a questa parte, o un paio d'anni, stiamo cercando di siamo entrati, ecco, in una fase nuova del movimento migranti e rifugiati, che è nato nel 2002, quindi diciamo ha vissuto i primi 10-12 anni della propria storia,
a fare lotte per sostanzialmente rivendicare il permesso di soggiorno e forme di sostentamento, forme di aiuto, diciamo, concreto, sostegno economico, aiuto per la casa, la sanità, il trasporto e quant'altro. Il primo pezzo della storia. Il secondo pezzo, quindi adesso la nuova fase che stiamo provando a costruire, è quella di unità di classe che chiamiamo anche inclusione sociale bilaterale, diciamo un termine che ci è venuto in mente qualche tempo fa, che non è nient'altro che l'idea di unità di classe come siamo abituati a conoscerla. Stiamo sperimentando delle forme di unità tra la famiglia autoctona del quartiere popolare, a Caserta ce ne sono 4-5 che sono appunto le periferie più strutturate, e i migranti che vivono sul territorio casertano, che stanno trovando fronte comune in vertenze legate per lo più al reddito. Quindi sono vertenze nate da un percorso fatto 3 anni fa per l'istituzione del reddito minimo garantito in Campania, ma che poi dopo quello slancio iniziale datato 2014-2015-2016, questa vertenza ha trovato poi sbocco in piccole forme di sostegno che si possono rivendicare più a livello locale. Quindi da un annetto stiamo vedendo per esempio piccole manifestazioni di famiglie del quartiere e immigranti che già vive a Caserta da un po' di anni, che insieme vanno al comune, tanto per dirne una, per rivendicare un miglioramento della situazione, della propria situazione fiscale, per ottenere regolamenti che siano più equi fiscalmente, sostegno per l'affitto, per la casa, la sanità e il trasporto. È una piccola forma di, diciamo una piccola, sono pratiche che per adesso si rivolgono a piccoli numeri, una sperimentazione dopo una gran parte di anni passati a lottare per lo più per il permesso di soggiorno. La maggior parte di questi migranti oggi ha trovato già una stabilità dal punto di vista dei documenti, e quindi è come se appunto la lotta si è evoluta e adesso si sta provando questa strada nuova. È una strada che vive ovviamente le stesse contraddizioni che un po' si dicevano anche negli interventi precedenti. Nei quartieri popolari notiamo ovviamente le stesse difficoltà che potete ben immaginare, e quindi la famiglia che magari scende in piazza con Malik e Ibrahim per un problema comune che possono avere sulla questione dell'equità fiscale è la stessa che poi, se viene un altro immigrato che non si chiama Malik, non si chiama Ibrahim, che non lo conosce, ovviamente nei confronti di questo nuovo immigrato ha un atteggiamento che può essere razzista, discriminatorio, quindi una contraddizione come quelle che possiamo trovare in qualunque città. Però su questa contraddizione stiamo andando a lavorare in questo modo, quindi trovando da quel punto di vista delle forme di sostegno al reddito un terreno comune. E un'altra pratica simile che stiamo provando a costruire, al di là delle forme di sostentamento, di sostegno che quindi vedono uniti a quel punto il migrante e l'autoctono, è una sorta di partecipazione concreta che i migranti nella città di Caserta stanno avendo in un percorso educativo rivolto ai minori, nel senso che stiamo sperimentando questa forma di aiuto e supporto che gli stessi migranti stanno dando alle famiglie dei quartieri popolari che si trovano magari in difficoltà nella gestione del percorso educativo dei propri figli oppure dei beni comuni. E quindi è abbastanza usuale da un paio d'anni a questa parte trovare nelle piazze di questi rioni popolari tanto il migrante che ormai ci vive, un cittadino di Caserta, tanto la famiglia che abita nel rione più problematico della città, che si mettono insieme e sistemano un muro che se ne stava cadendo. Sono piccoli esempi, sono piccole pratiche che stiamo sperimentando di unità di classe. L'obiettivo a lungo termine di queste pratiche è quello di è per lo più legato alle forme di sostegno al reddito e di miglioramento delle condizioni lavorative. Questa strada la stiamo iniziando in questo modo. Questo è il grosso dell'esperienza che volevamo raccontare. Grazie. Se gli interventi programmati sono finiti, non è per... però qualche giorno fa è successo
successo una cosa abbastanza importante a Kona e secondo me è anche giusto, diciamo, dare spazio oltre che all'analisi, che è sacrosanta, perché i momenti di confronto anche a questo servono, però anche a condividere quello che poi effettivamente sta accadendo nel nostro paese. Quindi se ad Abubakar va, magari potrebbe anche restituirci un po' quello che è stata, no? L'esperienza di questa lotta e che risultati ha dato e che seguito sta avendo. Grazie, hai richiamato la parte di tentativo di analisi iniziale per dire che noi dobbiamo, nelle nostre azioni, dobbiamo mettere in discussione quelle gabbie legislative che ci sono attorno a noi. Cosa è successo a Kona? Kona è un paesino sperduto di pochi abitanti in provincia di Venezia, e c'è una frazione di questo paesino dove vi sono all'anagrafe 190 circa residenti 190, e nella stessa frazione c'è una ex base militare dove sono depositati al posto dei rifiuti 2500 profughi. Sono fuori da ogni dimensione di socialità. La cooperativa che gestisce il centro prima si occupava di rifiuti, andata in crisi, ha fatto la riconversione nella filiera dell'accoglienza. Quindi per loro prima gestivano i rifiuti, adesso ci sono delle persone, solo che non sono riuscita a stabilire nel passaggio mentale che ci sono oggi degli esseri umani che contemporaneamente nel corso degli anni hanno intrapreso un percorso di messa in sinergia di quelle che sono le loro dimensioni di privazione di diritti. Sandrine Bakayoko muore all'interno della stessa struttura e il 14 gennaio di questo anno organizziamo la prima manifestazione. Tutto avviene all'interno di una sorta di controllo permanente all'interno di cosa avviene nei centri, cioè cibi, insomma le cose che prima Ermana richiamava, c'è un business dell'assistenzialismo. Il nostro agire, l'azione a partire da quel momento non era soltanto di dire portateci i cibi, ma era di mettere in discussione, rompere. Da gennaio a oggi la situazione non è cambiata e quindi di conseguenza si è intrapreso quello che tutti avete visto, che è stata la marcia per la dignità. Una cosa condivisa, studiata, e allo stesso momento dall'analisi, dallo studio si è detto adesso dobbiamo agire e fare mettendo in discussione la convenzione tra la prefettura e la cooperativa. 50 km a piedi in un freddo siberiano, circa 400 persone determinate a non tornare indietro. Il prefetto si è recato lì, però ci si muoveva come un pugno chiuso, tutti remavano nella stessa identica direzione, convinti che oggi bisogna mettere in gioco, in discussione queste norme. Successivamente c'è stata quella che abbiamo chiamato una prima vittoria, perché sono stati tutti sistemati all'interno di strutture alternative, non più in quel deposito. Tutt'oggi vi sono ancora 1100 persone, 1300. Però le strutture, microstrutture dove sono stati sistemati, ci sono anche lì dei problemi, perché quello che stiamo scoprendo è che non è soltanto una dimensione di macrostrutture, ma sono anche all'interno delle microstrutture che le situazioni di privazione di diritti esistono, come primo esempio. Secondo esempio, penso che l'avete anche visto, c'è stata l'occupazione del Duomo della cattedrale di Foggia da parte di un gruppo di braccianti.
in 600 con l'occupazione della cattedrale. In questa stessa città di Napoli nel 2009 occupammo il Duomo. Il Duomo perché a Pianura, in una zona periferica qui, ci fu un incendio in una palazzina occupata, le persone che erano lì... No, in realtà, ecco, pensavano a quello che diceva prima Abubakar. Beh, innanzitutto rispetto proprio ai gas, effettivamente anche noi abbiamo riscontrato che paradossalmente in strutture più piccole la gestione riesce a essere ancora più securitaria rispetto a quelle con numeri maggiori. E io credo che l'esperienza di Cona, quello che sta succedendo a Foggia, quello che in realtà anche sui nostri territori si sta producendo, debba portarci a fare due tipi di riflessione. La prima è che oggi abbiamo la necessità di iniziare un po' a sporcarci le mani, sperimentare, provare ad attivarci sui nostri territori, provare anche a... prima giustamente la compagna del canapificio diceva non è proprio facilissimo in un territorio come Caserta, che è anche il territorio da cui provengo io, rompere un po' la retorica di quello dell'immigrato. Caserta, io lo so, diciamo, è sempre stata abbastanza di destra, se dovessi paragonarla a un partito sarebbe il PDL probabilmente, Caserta e provincia, però probabilmente in questa fase individuare un nemico ci aiuta anche a creare quel terreno fertile affinché poi i nostri discorsi non siano incomprensibili per la signora che vive sempre nel quartiere, perché quando io vado dalla signora del quartiere e dirle salve signora, lei lo sa che questo centro di accoglienza è gestito da tale famiglia, da tale nana, che si sta facendo tantissimi soldi, i suoi soldi, ecco, a quel punto diciamo probabilmente risulta anche più facile, no, portare avanti un discorso, una pratica, una lotta su quella vertenza, e su cui insomma si cerca di spostare un po' su chi è poi il nemico, su chi è la controparte, perché evidentemente non è il migrante, ma anche in questo caso è l'italianissimo, no, ente gestore che... E quindi torniamo sui nostri territori senza voler trovare, diciamo, una formuletta da applicare ovunque, perché poi ognuno di noi vive le proprie specificità, però attiviamoci ora, supportiamo le tantissime lotte che ci sono e che molto spesso semplicemente avrebbero solo bisogno di un supporto organizzativo, perché ci sono proteste all'interno dei centri di accoglienza e non solo, tutti i giorni in tutta Italia e nessuno ne sa niente. Supportiamo quello che c'è e soprattutto, e questo secondo me è l'insegnamento da trarre rispetto alla vicenda di Cona, abbandoniamo un po' quell'atteggiamento che ahimè tristemente spesso ha un po' accompagnato noi movimenti antirazzisti, cioè abbandoniamo quell'atteggiamento paternalistico del tendere la mano, perché qua non dobbiamo tendere la mano proprio a nessuno. Qua abbiamo tutto da imparare, qua se ci sono persone che sono disposte oggi a farsi 50 km a piedi per portare in piazza le proprie rivendicazioni, allora probabilmente quello che dobbiamo fare noi e il compito che abbiamo è di metterci in ascolto, cioè è di riprendere una cosa che, come diceva giustamente qualcuno, cioè camminare domandando, questo è il nostro ruolo oggi. C'era Cali che voleva dire qualcosa. All right, so I know I was supposed to come up and do a kind of summation, but I also want to raise a question. This is a question for, it's a challenge, I think, more so than a question, that builds upon your last statements. Since I have to speak slow, let me try to phrase it properly for the translation. The challenge is to think about what Europe is going to look like 50 years from now. I would argue that based upon the demographics
based upon the rapid migration that is happening as a result of destabilization on a global level, climate change on a global level, that Europe is going to start looking more and more like the United States in regards to what its population demographics actually are. And so the question and the challenge is, are you going to repeat the same dynamics around race and gender that the United States did? That's a serious question. Because I think we have to look at it beyond just a question of migration. The reality is, in some European countries, particularly, you know, Western European countries, there are already African, Arab, Asian populations that are there that are growing. And we know that some, I think within the next 20 to 25 years, in some of those countries, I think like the Netherlands and maybe Belgium, the non-white population is actually going to probably be soon the majority. If I'm wrong on that, somebody correct me. And I don't think you can separate these demographic shifts at a time of acute economic crisis on a global level from the rise of fascism. And I think part of the challenge I want to issue is don't accommodate fascism in any form or fashion. In the culture that I come from, the society where I come from, we have a permanent accommodation with fascism. It's called white supremacy. It just has a different name on the other side of the ocean, but in effect, the phenomenon and the practice is fundamentally the same. That's an institutional component of the United States. Do you want that to be an institutional component of Europe? That's a question for all of you. That's a serious question. And I say that I love the formulation that you did, like you don't come necessarily with preconceived notions and to listen to folks. But one of the things that I can tell you from our experience in the United States is don't just reduce questions of race or gender down to class questions. These are issues that have a life of their own that are not just about class. Right? And to do that, you kind of make some fundamental mistakes that the left has made in the United States the past 200 years, which is one of the reasons why we don't really have a serious left in the United States, because we can't get this particular question, this particular dynamic right. Right? We keep trying to put one over the other, be it from the black community trying to sometimes downplay class and just accentuate race, or in the white community, totally ignoring race and just wanting to focus on class. Two different types of errors, but still the fundamental error. They all have to be treated on their own, but in relationship to each other. So part of that's a question. And I look at, you know, like you all, and it's a good thing that, at least from my observation, the vast majority of people in this audience are under the age of 40. That's a good thing. It's a damn good thing. But that means that you are going, those of you are still, y'all still got 30, 40 years of constructing what the politics and the social relationships are in this society. So you all have a burden to bear and an opportunity at the same time to shape what a new Europe would look like. And I just hope that people take that challenge and that opportunity seriously. So that's all I have to say. Interverrò io. Se vuole qualcuno parla alto, non so se riesci. Era per il microfono.
No, volevo aggiungere che io sono anche mezza americana e ho avuto il privilegio di camminare ascoltando, imparando tante cose negli ultimi anni dai movimenti di Black Lives Matter negli Stati Uniti, e da aggiungere a quello che diceva lui che l'invito negli Stati Uniti, oltre a essere, come diceva, un invito su domandarsi quello che diventerà lo Stato a livello istituzionale e politico, è anche come bianchi fare un dialogo con se stessi in termini di relazioni, di come vedi gli altri quando appunto si parla di differenze non solo di classe ma di razza. E quindi un invito anche proprio anche individuale o relazionale in base alle diverse categorie di appartenenza, che credo sia molto importante quando anche si parla di movimenti di solidarietà, quindi di non pensare solo a com'è l'istituzione e lo Stato, ma come siamo noi in rapporto con noi stessi e con l'altro. È una cosa che io spero tanto che in Italia inizierà a succedere un po' di più e che può fare molto, credo. Grazie. Facciamo una suggestione sul come ci aspettiamo che sia l'Europa, quali sono secondo noi le prospettive dell'Europa, una situazione in cui convergono diverse problematiche, non soltanto quindi la restrizione della libertà di movimento, ma anche i cambiamenti climatici, quindi affrontiamo anche problematiche relative all'ambiente, al cambiamento demografico, e faceva una relazione comunque anche con gli Stati Uniti, come l'Europa si stia un po' avvicinando anche agli Stati Uniti in questo senso. Quindi se la cosa è più di farsi. Esatto, sì, sottolineava che non bisogna secondo lui fare, diciamo, l'errore di analizzare i processi che si vanno sviluppando e le ingiustizie che vivono le nuove razze e come queste, diciamo, si vanno ad insediare all'interno di nuovi territori analizzandolo soltanto sulla variabile di classe. Dice che questo è limitante rispetto invece a tutte le, diciamo, cioè l'analisi che bisogna fare sulla razza e sul genere non deve basarsi soltanto su un'analisi di classe. Era questo il... Vai, no. Se la traduzione di sera di... Allora, la domanda è giusta. Nei movimenti panafricanisti, molti dei quali avevano studiato nell'ex Unione Sovietica durante il blocco da una parte, quello sovietico, e l'altro blocco, chiamiamola così, cioè i portatori della società socialista, comunista e varie, dall'altra parte quella che era l'espressione aggressiva di un modello basato sul capitalismo. Cerco di sintetizzare per andare verso la sua domanda. It's okay. Che si opponeva alla colonizzazione, qui
quindi al modello capitalista, molti di questi studenti che nel frattempo erano tornati in Africa, Kwame Nkrumah, e chi ancora faceva delle lotte contro l'apartheid, quindi Nelson Mandela e tutto il giro, e chi ancora portava avanti le stesse identiche lotte anche su un piano di confronto culturale e del contributo anche e non solo culturale di Frantz Fanon, a un certo punto veniva fuori una sorta di terza via, non al capitalismo, e anche una certa critica, se andiamo a rivedere un attimino dentro gli scritti di Frantz Fanon, c'è una sorta, non dico di richiamo, cerco qui di pesare le parole, c'è una sorta messa in discussione dell'approccio che Marx ha avuto, ovvero lui diceva: se noi ci opponiamo al capitalismo, ci opponiamo al modello che ci vogliono portare attraverso la colonizzazione, che poi aveva con sé non soltanto quello che veniva detto, riportare una sorta di acculturare quei selvaggi. Lui diceva che la sovrastruttura è struttura, perché non si può pensare che nel dire no al capitalismo dobbiamo riportare quello che proponeva, okay, gli altri dirigenti, l'ex blocco dell'Unione Sovietica. Perché non abbiamo le grandi aziende in Africa? Perché abbiamo un mondo di contadini? Perché non possiamo dire no al capitalismo e dall'altra parte accettare una ricetta che non ha nulla a che fare con il tessuto culturale, il tessuto produttivo nostro? Quindi di conseguenza bisogna creare un processo che deve partire dalla nostra di condizione. Certo, c'è la dimensione di classe, però tutto non può essere ridotto all'interno di quella dimensione di classe, ovvero la razzializzazione. In che modo il colore della pelle viene utilizzato per portare avanti politiche non soltanto basate sullo sfruttamento materiale, ma su una sorta di confinamento, ed è questo era uno degli aspetti dell'apartheid in Sudafrica. È vero quello che tu dici, siamo attenti, però nello stare attenti vuol dire che noi dobbiamo avere la capacità di una visione a 360 gradi e trovare i fili conduttori rispetto a tutte queste varie forme di sfruttamento materiale, culturale. Noi come coalizione internazionale per anni abbiamo sempre lottato, come diceva prima la compagna di Caserta, sui temi del permesso di soggiorno, permit stay. A un certo punto ci siamo posti, ma la questione dei cambiamenti climatici ci interessa o non ci interessa? La questione della giustizia sociale, per chi avrà una volta ottenuto il suo permesso di soggiorno, avrà il problema del reddito, della casa, è una questione che ci interessa o non ci interessa? Abbiamo detto questa seconda ci interessa, ma sui cambiamenti climatici, quando abbiamo fatto la prima riunione, c'è qualcuno ha iniziato il suo intervento dicendo: ma la pioggia è Dio. Il discorso dell'inquinamento non c'entra con la nostra lotta. Però abbiamo capito che la devastazione ambientale, la questione climatica, non può che non essere presa in considerazione. Quindi avere la capacità di leggere a 360 gradi e non pensare che tutto si riduce soltanto all'interno della dimensione, chiamiamola così, di lettura di classe e punto, tutto ruota attorno all'interesse materiale del profitto. Altrimenti non riusciremo, e concludo dicendo, ad interrogarci. Sì, abbiamo detto no a tutte le forme di colonizzazione, quelle provenienti sia
dal blocco dell'Unione Europea sia dal blocco degli Stati Uniti, ma quella che viene portata avanti dalla Cina, che facciamo? Quella che viene portata avanti dalla Russia, che facciamo? Quella che viene portata avanti dal Sudafrica oggi, dove il 95% dell'economia è sempre nelle mani di quei stessi 95% che ieri negavano il diritto di voto ai neri, c'è stata una sorta di rottura di quell'apartheid politica, però l'apartheid economica è ancora in piedi. E a portare avanti quella stessa apartheid oggi, quelli che stanno saccheggiando le terre, togliendole ai contadini, non ci sono più soltanto africani e bianchi, ma ci sono coloro che a un certo punto ieri, neri, lottavano contro l'apartheid politica, però oggi sono la massima espressione aggressiva delle forme di sfruttamento oggi che stanno andando avanti. Come ci poniamo? Allora, il rischio da una parte è dire che non soltanto parlare dell'Europa, perché è la massima espressione, o degli Stati Uniti, poiché bisogna trovare un equilibrio, limitare l'egemonia dei primi due. Ma se fa la Cina, che facciamo? Ci siamo in silenzio? Noi riteniamo che bisogna parlarne. Bisogna parlarne. E quindi il tema della giustizia sociale può essere uno dei temi che possono attraversare a 360 gradi queste dimensioni. Il diritto per il permesso di soggiorno, per la libertà di circolazione e di residenza, che poi è in qualche modo generale, a partire dal momento che le discriminazioni riguardano gay e lesbiche, chi oggi parla di leggi criminali, a partire dal momento che parliamo del diritto di gay e lesbiche, non è detto che ci sia la massima condivisione, la stessa determinazione nel mettere in discussione i temi dello sfruttamento materiale. Quindi giustizia sociale senza un approccio antidiscriminazione, antirazzista, rischia di generare nuovi mostri. E io penso che da questo punto di vista tocca a noi, mentre analizziamo e mentre agiamo e pratichiamo nell'azione materiale concreto, dobbiamo trasmettere anche questo, che è un processo culturale di fronte a una situazione di subalternità culturale dove chi vive gli sfruttamenti, le marginalizzazioni e le esclusioni spesso sta dall'altra parte. Grazie a tutti e a tutte per questo momento di confronto. Vanno a aggiungere qualcosa? Parlatore? No? Ok. Se ci facciamo una. Esatto, Mogiule, visto che intervento sempre sul lato più pratico, e visto che attivarsi nei territori è fondamentale, ma se tutto quello che facciamo nei territori poi non ha anche una sponda a livello che parli, diciamo, a livello nazionale, tutte quelle mobilitazioni restano in qualche modo monche. E per questo il 16 dicembre abbiamo accolto in realtà quasi tutte le realtà di Napoli, ma tantissime realtà da tutta Italia, quello che sta costruendo la coalizione San Papì, cioè una marcia il 16 dicembre che rimetta al centro queste tematiche. Quindi siete veramente invitati tutti quanti non solo a far vivere questo evento che a breve, diciamo, faremo uscire con evento, manifesto e tutto, ma proprio a partecipare e a supportare quella giornata là. Siete invitati anche stasera, continua la serata a Santa Fede, una cena, poi c'è anche la proiezione in realtà della partita alle 0:81 e domani mattina ci ritroviamo qua alle 10:15 con la tavola rotonda. Grazie a tutti.